Ciao a tutti e benvenuti al mio primo video del 2022. Questo è un video particolare perché anziché parlare di recensioni, unboxing o anche del progetto di diorami che ho cominciato relativo al diorama di Rem, Ram ed Emilia per quanto riguarda le idol, questo qua sarà un video di ripresa e introduttivo. Di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di tre elementi che ultimamente sono spesso sulla bocca di tutti. Uno addirittura recentemente l'ho sentito proprio stamattina. Di cosa sto parlando? Cominciamo proprio dall'ultima cosa che ho detto. Vale a dire, sembra che qualcuno abbia iniziato a parlare del fallimento della King Arts. Allora, per chi non lo conoscesse, la King Arts è un grosso produttore cinese, famoso per aver avuto delle licenze, oltre che dalla Marvel, anche dalla Dynamic, quindi fondamentalmente dalla società di Gonagai, relative principalmente a tutti, in quest'ultimo caso, relativa principalmente a tutti i robot nagayani, oltre che ai piloti. In particolare, famosissimi sono Goldleck, Jig, Mazinga, Mazinga Z, che si possono svestire e rivestire, ma anche forse il modello più bello di tutti, che è il Gaiking, di cui tra le altre cose la King Arts aveva annunciato la disponibilità di un modello in versione black. Allora, cosa sta succedendo? Stamattina, parlando con alcune persone, è emerso che probabilmente qualcuno ha detto che la King Arts è fallita. Il perché sia stato detto questo non lo so. Io diciamo che proprio stamattina ho parlato con una persona che è molto legata alla King Arts, parliamo della King Arts in Cina, anche la sede centrale in Cina, è giusto per intenderci. E a questa persona, che normalmente si rifornisce direttamente alla King Arts, almeno ancora non risultava niente del genere. Quello che è risultato fondamentalmente dalla King Arts sono un po' di elementi, alcuni che sono assolutamente di riflessione, diciamo, che si possono fare voci di corridoio, ma nulla di più, e altri semplicemente effettivi. Parliamo prima delle voci di corridoio. Attualmente, oltre alla voce che appunto la King Arts sia fallita, ma il sito continua a essere perfettamente operativo e non ci sono annunci di fallimento su questo, oppure che la King Arts in questo momento non abbia i fondi necessari per acquisire nuove licenze per i robot nagayani, il che significa che se stiamo parlando dello Shingetter Robot, se stiamo parlando del Jetter Robot G, o se stiamo parlando di altri robot comunque dell'universo Dynamic, sembra che attualmente la King Arts non abbia diritto, non abbia i fondi più che il diritto, ad acquisire questi nuove licenze. Questo rumor è un po' più credibile perché attualmente risulta effettivamente che la King Arts abbia ancora moltissimi modelli in stock di tantissime cose che lei ha lanciato sul mercato. Alcuni sono scesi di prezzo, altri sono saliti di prezzo, altri invece sono rimasti costanti. Per esempio, sembra che Mazinga, il grande Mazinga, a detta di questo, di questa persona che si rifornisce e rivende i prodotti della King Arts qui in Italia, non si siano mossi in una virgola, anzi siano aumentati di valore nonostante in stock ce ne siano tanti. Goldrek è sceso di prezzo, ma c'è da dire che per avere dalla King Arts un robot completo, un Goldrek completo, bisogna necessariamente acquistare anche lo Spacer e la trivella spaziale e il delfino spaziale. Dello Spacer è difficile reperirne la quantità, trivella spaziale e delfino spaziale sono normalmente reperibili, così come il God Mazinger. Il miglior robot attualmente prodotto dalla King Arts, a detta di molti, vale a dire il Gaiking, è relativamente reperibile, ma sta comunque arrivando, quello là Black, a chi piace potrebbe essere un bel elemento da collezione. Quindi più o meno quello che si comprende è che la King Arts ha
venduto molto meno di quello che si aspettava o di quello che effettivamente sembra essere stato, e praticamente ci si ritrova e si ritrova con aver sul groppone tutta una serie di giacenze di magazzino che, almeno fin quando non liquiderà, probabilmente non porterà avanti l'acquisto di nuovi prodotti. Vuoi per mancanza di fondi, vuoi perché è inutile riempire ulteriormente i magazzini se quello che c'era di precedente non viene venduto. Quindi attualmente non è ufficiale il fallimento della King Arts, come non è ufficiale neanche quello che ho appena detto. L'unico dato netto è che ci sono ancora diversi fondi di magazzino che aspettano di essere liquidati. Quindi attenzione anche a cercare attentamente chi e cosa c'è e come si può procurare. Il problema è che la King Arts sta cercando di non vende il pezzo singolo, ma sta cercando di diciamo dar via i blocchi a 20, 50, 100 robot alla volta, quindi ammetterete che è un po' difficile trovare un importatore italiano che importi tutti questi blocchi di robot in un colpo solo senza poi essere certo di venderli. Ok, quindi chiusa la parentesi King Arts, almeno per ora. Non è escluso il fallimento, ma attualmente non c'è nessuna notizia ufficiale, neanche sul sito ufficiale della casa, che affermi che l'azienda è fallita. Quindi attenzione su questo. Poi magari nei prossimi giorni si vedrà. Seconda cosa, parliamo un attimo di Bandai. Allora, parlare di Bandai è sempre una cosa abbastanza complicata. Mi spiego. Bandai è un gigante nella produzione di giocattoli, è una di quelle aziende che ha salvato il Giappone nel dopoguerra, dopoguerra inteso come seconda guerra mondiale, quando il Giappone era assolutamente in ginocchio. È una multinazionale enorme. Dove c'è divertimento in Giappone c'è sicuramente Bandai in qualche modo, o collegata o direttamente dietro di esso. Bandai ha parchi divertimenti, gestisce videogiochi, produce direttamente o indirettamente videogiochi, comunque li distribuisce, produce tutta una serie di giocattoli che vanno dai chiodini, quelli per intenderci, quelli che si infilano per fare le forme dentro le piastre mille fori, a prodotti di realtà virtuale avanzata. Tutto quello che c'è in mezzo, compresi i Gunpla, i Solo Chogokin, i Popinica e tante altre serie, il Banpresto e così via, sono suo appannaggio, nel bene o nel male. Cosa succede? Succede che noi ultimamente, e noi includo anche me, ci stiamo lamentando un poco della qualità di Bandai. Diciamo che la mazzata più grossa l'abbiamo vista con il Gordian. Gordian ha deluso tantissimo tutti, vuoi per come è stato progettato, vuoi per la sua solidità. Ma non è stato l'unico. Anche il Jet Robo Go, di cui a breve vedremo anche l'unboxing sul mio canale, sembra non aver riscosso grande successo. E lo stesso vale anche per il famoso GX100. La mossa di non includere nel GX100 le option part, quali sono i missili super perforanti o come si chiamavano nella serie originale, e alcune cose che servono per modificare il Gaiking che viene fornito insieme al Dago Spaziale, sembra che alcune di queste mosse, soprattutto unito al fatto che il drago spaziale è molta più plastica di quello che la gente vorrebbe, ci sta facendo criticare enormemente Bandai. Ma noi dobbiamo ricordare due o tre cose a proposito di questo. Il primo è che fondamentalmente parliamo di giocattoli, non stiamo parlando di prodotti nati per diciamo essere collezionati o strutturati in un certo modo, e le tecniche di produzione negli anni sono cambiate tantissimo. Dove prima, parliamo del GX01, GX02, GX04, era quasi obbligatorio utilizzare il metallo,
oggi si cerca di ridurne l'uso, sia per una questione di recupero e inquinamento, sia, anche se i giapponesi, diciamo, da questo punto di vista sono molto relativi, sia per quanto concerne la produttività. Immaginate il GX100, 70 cm di drago spaziale completamente in metallo. Significherebbe né più né meno che dover alzare un peso molto simile a quello di un compressore da 24 litri. Ora, io stasera sono andato a vedere quanto pesa un compressore da 24 litri, perché mi serve per quanto riguarda le operazioni sulla resina, su quelle cose che sto organizzando, ve ne parlerò a fine video. Ma fondamentalmente stiamo parlando di 20-27 kg, un drago spaziale di 27 kg, a parte il fatto che non so se mi spiego cosa significa alzarlo, ma anche se fosse stato 15 kg, io quando ho alzato l'Optimus Prime della Lewin, che è 10 kg, e stavo stramazzando nel gestirlo. Immaginate un po' con un drago spaziale quasi completamente in metallo. Sarebbe stato almeno 15 kg. Immaginate cosa significa 15 kg drago spaziale con la coda prensile che si alza, si abbassa. Boh, non lo so, io non posso comprendere che quel tipo di produzione sia un po' difficoltosa. Oltretutto che non sarebbe costato 600-700 euro, ma ne sarebbe costato probabilmente 2-3 mila. E qui veniamo anche al discorso costi. Il discorso costi è che, da un lato, se da un lato effettivamente i 700 euro, 800 euro, 900 euro, ho visto anche 1000 euro per il drago spaziale, sembrano e sono tanti, dall'altro lato c'è da dire che poi, unendoci vicino pure le option part, dobbiamo aggiungerci altri 200-300 euro almeno di costo. Sembrano quindi e sono tanti per le tasche medie di una persona. È anche vero che il prodotto è decisamente fuori scala e quindi, se andiamo a vedere rispetto alla media dei costi dei prodotti ultimamente, non solo di Bandai, ma anche di CCS, della già detta King Arts e di altre case produttrici, in realtà non è che ci discostiamo molto, perché se un Mazinger Zero della King Arts viene venduto a circa 300-350 euro, non vedo perché un GX100 non possa essere venduto al doppio, visto che è il doppio, se non di più, come dimensioni rispetto al Mazinger Zero. Stessa cosa possiamo dirla per altri prodotti. Ci sono case che producono ovviamente a costi inferiori e case che producono a costi superiori. Ma qui veniamo all'altra domanda di Bandai, vale a dire, ma la qualità è scesa? Allora, vi parlo da uno che colleziona, dal punto di vista di uno che colleziona Bandai dal GX01, da quando è uscito il GX01, cioè da quando è uscito il grande Mazinga. Quindi basta andare indietro nel tempo, vedere il GX01 quando è uscito e sapete esattamente da quando ho cominciato a collezionare Bandai. Là per me si aprì un mondo, perché praticamente il GX, io cercavo quei robot perché da piccolo mio padre mi comprò il Goldrek quando uscì, con tanto di uscita dal disco, con tutti i difetti, si ruppe l'espulsione dei missili, l'espulsione delle lame rodanti, si ruppe forse direttamente già dentro la scatola, prima ancora che lo tirassi fuori. E quindi per me il GX04 è stato ritrovare un mondo. Poi quando ho trovato il GX04S, non vi dico, perché c'erano tutti i mezzi Goldrek, tranne il Goldrek battiscafo, che l'abbiamo visto una sola volta, ringraziando Dio. Però di contro, quindi per chi colleziona il GX01, ha visto come è cambiato completamente il sistema di produzione di Bandai e si è mano a mano sempre più spostato dal metallo o dall'uso preponderante del metallo a un uso più preponderante della plastica. E questo sicuramente non mi ha fatto piacere. Perché? Perché il mio GX04, il mio Goldrek e anche il mio Mazinga, il grande Mazinga, sono esattamente lì come li ho lasciati, anche se devo dire che uno dei Mazinga, un pugno, una molla di un pugno ha ceduto, bisognerebbe ripararlo, aprirlo, un giorno lo farò. Dall'altro lato, però, devo dire che il sistema di produzione di 20-25 anni fa aveva anche dei limiti e
la testa di Goldrek del GX76, se ricordo bene, e la testa di Goldrek del GX04 sono ben diverse. Non dico che sia una migliore l'altra, ma sono ben diverse. Sicuramente una è più somigliante all'anime rispetto all'altra. Ora, per un appassionato collezionista, in realtà vanno bene tutte e due, perché è il modello che conta, è il modello che contiene, che conviene avere. Per uno invece che cerca la somiglianza, probabilmente il GX76 è più somigliante al Goldrek rispetto al GX04. Questo cosa significa? Significa che nel bene o nel male, chi ha avuto tanto metallo, chi ragiona, e qui veniamo appunto, chi ragiona in base al peso, come quelle persone di cui una ne ho conosciuta, che quando dopo che avevano scremato tutto quanto e dovevano scegliere l'autoradio, quando all'epoca si vendevano le autoradio e c'ha questa potenza di uscita, cioè serve il preamplificatore, serve il post-amplificatore, ci posso collegare quest'altro a questa funzione, a quest'altra funzione, e mano a mano scremavano, 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 fin quando non arrivavano ad avere due o tre modelli, andavano presso il rivenditore e per scegliere li pesava. Vi posso garantire che l'ho visto fare. Conosco una persona che l'ha fatto, che ha pesato i due modelli di autoradio e ha scelto quello che pesava di più. Non perché ci fosse un motivo per dire questo qua ha usato un trasformatore, no, semplicemente perché secondo lui quello là che pesava di più era più stabile, conteneva più roba, la roba era qualitativamente migliore. In realtà, no, non è quello il metro di misura, non è la presenza di metallo o meno, quanto più metallo c'è, meglio è, ma quanto più stabile è. Abbiamo visto nei vari video che ho recensito che questi robot, più il peso è concentrato verso il basso, più li si può posare come si vuole. Possiamo parlare più o meno di presenza di dettagli, però anche lì è un'illusione. Io, sinceramente, posso dire che la differenza sta tra Oshima e Bandai per quanto riguarda l'astronave di Capitan Harlock, ma nel tempo non ho visto un aumento o una diminuzione di dettagli, ho visto un aumento e una diminuzione di metallo. Però ricordiamoci sempre che non è che siamo da un ferramenta e stiamo comprando chiodi, stiamo comprando giocattoli. Questo vuole salvare Bandai? No, anzi, al contrario. Adesso vi spiego perché questa scelta di comportamento di Bandai la sta condannando. La sta condannando sui GX, sui Solo Chogokin, la sta condannando sui DX, di cui praticamente la produzione non si sa se continuerà o meno, nonostante qualcuno abbia detto. No, io ho parlato con la persona di Bandai e mi ha detto che il Goldrek a breve uscirà. Io sinceramente ho qualche dubbio che esca il Goldrek. Vedremo, anche perché se esce il Goldrek, stiamo parlando che per prendere tutto, se esce il tipo GX04S, per prendere tutti gli elementi serviranno per esporlo 3 metri quadrati. Quindi immaginate un po' voi cosa significa. Però andiamo avanti, la speranza è l'ultima a morire. Il vero problema qual è? Il vero problema è che mentre Bandai si è sempre più orientata per il suo Chogokin verso la plastica, e noi ricordiamo che i principali punti di vendita di Bandai non sono i Solo Chogokin o i DX, ma sono altri prodotti. Vale a dire, il prodotto di punta di Bandai, per quanto riguarda questa categoria, sono i Gunpla. I Gunpla sono il prodotto robotico di punta di Bandai. Bandai nel tempo non ha prodotto statue di Goldrek, statue di Mazinga, statue di Voltron, di Vultus o roba del genere. O un prodotti robot semoventi, ha prodotto Gundam. Di Gundam abbiamo avuto prima l'RX-78-2, poi abbiamo avuto l'RX-0 ad Odaiba, ora abbiamo l'RX-78-2 che si muove a Yokohama, ma non stanno producendo altri robot, cioè è sempre e soltanto Gundam. Perché? Ricordiamoci che quei cosi, produrli, costa. Significa che Bandai sta investendo tantissimo su quello che sono kit di plastica, che a lei costa praticamente nulla produrre, una volta progettati, va là e poi è il cliente che se lo monta. Quindi meglio ancora, come dire, se viene male, la colpa è tua che te lo sei montato, non la mia che l'ho progettato. E posso garantire che i progetti di Gunpla sono sempre notevoli, anche quelli dell'Infinitism, a eccezione del Jeep. Ma poi
c'è da dire che per lei è facile. Cioè, io quando sono andato in Giappone per il mio viaggio di nozze, ho trovato la Gundam Base, non ho trovato la solo Chogokin Base. Ho trovato i prodotti della Banpresto, ma di solo Chogokin non se ne vedevano una questa enormità in giro, soprattutto a Akihabara. C'erano, ma la proporzione era molto ridotta rispetto a quello che potevano essere invece i... cioè, per ogni solo ciò che vedevo, vedevo almeno 200 scatole di Gunpla. Quindi teniamo presente che il prodotto di punta di Bandai sono i Gunpla. I solo Chogokin è un revival di Chogokin, un termine tra le altre cose inventato da Gonagai, degli anni 70-80, che la Bandai ha rilanciato partendo dal GX-01 20-25 anni fa. Quindi ricordiamoci che questo qua è il presupposto su cui ci muoviamo, è un revival quello che fa Bandai, certo un revival particolare che colpisce chi ha la mia età o un'età simile alla mia, vale a dire quelli là che quando sono arrivati, sono partiti Goldrek, Mazinga e tutti gli altri super robot, aveva 8, 10 anni, 12 anni e che oggi a 40, 50 anni vorrebbe semplicemente tornare bambino o vorrebbe poter avere quei robot, perché sono quei robot che li fanno tornare bambini, perché per noi sono arrivati quelli prima. Già Gundam è arrivato in un momento in cui io ero già molto più adulto, e stessa cosa vale per molti altri robot. Il motivo per cui a me non piace Vultus è perché io l'ho visto troppo tardi rispetto a Goldrek. La stessa cosa vale per il Combattler. Altre persone molto più giovani di me, 10 anni, 7, 8 anni, 10 anni più giovani di me, invece adorano Vultus e adorano Combattler. Quindi attenzione, il fattore età conta tantissimo. I Gundam invece sono dipanati in Giappone in lungo e in largo, e quindi attenzione, partendo da questo presupposto e partendo dal presupposto che Bandai ha cambiato il suo ciclo di produzione anche per ridurre i costi, nonostante abbia aumentato i prezzi, e questo qua è indiscutibile, ma i prezzi sono aumentati per vari motivi, anche per l'inflazione, anche per l'esportazione. Noi subiamo dei danni per l'esportazione e per l'importazione su tasse e roba del genere che ovviamente in Giappone non hanno. Ma perché quindi, ok, quindi Bandai si salva? No, Bandai non si salva, perché Bandai in qualche modo però ha iniziato a riposare sugli allori, e sono arrivati i cinesi. Perché dico che sono arrivati i cinesi? Perché io sicuramente due dei modelli più belli che ho visto su tre case produttrici giapponesi, su tre case produttrici di robot, sono cinesi. Vale a dire, se andate a rivedere per un qualsiasi motivo i miei video precedenti, scoprirete che le due case che hanno prodotto, secondo me, tra i migliori modelli che mi sono passati tra le mani, sono tutte e due cinesi, vale a dire la CCS con Mazinger Zero e la Tri-Zero con gli Shingetta robot. Nessuno di questi robot mi ha deluso. Certo, sono rimasto, il Mazinger Zero ha preso un valore, un voto minore rispetto allo Shingetta, ma ci sono dei fattori. Il primo è perché effettivamente lo Shingetta da 3.0 è veramente curato e ha un costo inferiore rispetto al Mazinger Zero. Poi io il Mazinger Zero lo conosco di meno come prodotto, come anime, come storia, e quindi da questo punto di vista mi ha colpito di meno rispetto allo Shingetta Robo, che invece conosco benissimo, che mi è sempre piaciuto e tra altre cose è il mio preferito di Getter. Quindi ora il vero paragone lo potrò fare tra il Shingetta della CCS e lo Shingetta della T-Zero. Sto tenendo fuori King Arts per un motivo molto semplice: a me i prodotti della King Arts, nel bene o nel male, non mi hanno mai convinto del tutto. Anche God Mazinger, che sta un ottimo prodotto perché è bello solido, ve lo giuro, pesante al tatto e convincente, è comunque un prodotto che mi ha convinto di meno rispetto alle altre due case. Ma sono prodotti comunque tutti e tre convincenti, cioè tutte e tre le case sono tutte e tre convincenti, e non sono le uniche tre. Ce ne sono altre, con o senza licenza, che mi hanno colpito di più rispetto a quello che sta facendo Bandai. Il famoso Voltron KO, quello che ho provato, fatto con i leoni di plastica, mi ha convinto di più del GX-71. Nonostante il GX-71 molti lo definiscano il miglior solo Chogokin prodotto da Bandai. Parliamone, sicuramente no. Cioè, ho visto altri solo Chogokin molto migliori prodotti da Bandai. Però, per gli amanti di Voltron, ecco, altro robot
che stimo di meno perché mi è arrivato quando io ero già più adulto, quindi già ero più critico sui robot. Non è che non mi piacesse, ma già ero più critico sui robot. Soprattutto perché è arrivato in maniera veramente distorta in Italia, Voltron alias Golion. Bandai ha riposato sugli errori. E cosa è successo? È successo che case cinesi sono arrivate producendo dei robot, creando dei robot che sulle stesse licenze che ha Bandai, quindi lo Shin-Getter, il Mazinger Zero e altre licenze simili, sono riusciti a produrre robot giocattoli di qualità superiore a un prezzo, se non uguale, inferiore, ma sicuramente di scala superiore, perché un solo Chogokin normalmente alto 18-20 cm, il Mazinger Zero è enorme, lo Shin-Getter Robot della Tri-Zero è enorme, anche King Gartz sono almeno una volta e mezzo un solo Chogokin. Quindi cosa significa? Significa che nel bene o nel male, Bandai, se può essere proprio criticata, non deve essere criticata sul costo, sulla qualità e roba del genere, ma sul fatto che non sta riposando sugli allori e non sta assolutamente cercando di migliorare quella che è la sua qualità standard. Cioè, quella che noi vediamo è la qualità standard, solo che ora riusciamo a fare dei paragoni. Mentre prima non riuscivamo a fare dei paragoni perché quello che arrivava da noi per la maggior parte era Bandai, poi arrivavano altre case, ma principalmente il 90% di quello che arrivava in Italia era Bandai. Ora invece stiamo scoprendo che non esiste solo Bandai, esistono altre case produttrici a prezzi assolutamente interessanti, ma con tempi assolutamente imparagonabili a Bandai. Una casa annuncia, cioè per intenderci, lo Shin-Getter Robot della CCS era stato annunciato insieme al Mazinkaiser più di un anno fa. Oggi è pronto, è disponibile, ma per quasi 6-7 mesi non si è saputo niente. La stessa CCS, nonostante ci sia un'altissima richiesta del Gurren Lagann, non fa sapere, anche se ha detto che produrrà un ulteriore batch, non si sa né come, né quando, né perché, né se. E questo qua è il punto, cioè con queste case nascenti abbiamo dei problemi sulla reperibilità, sulla disponibilità, sull'affidabilità. Quindi attenzione, quando parliamo di Bandai stiamo parlando di un colosso che lavora in certo modo, quando parliamo di queste case stiamo parlando di case che sicuramente hanno molto da dire sulla loro qualità, che in questo momento è superiore a quella di Bandai. Ma non che Bandai sia fondamentalmente scesa di qualità, inteso come concetto. Poi l'ho detto, aumentando la plastica, il fatto che poi noi identifichiamo il fatto che aumenta la plastica e si abbassa la qualità è una cosa che va un attimo discussa, perché vi posso garantire che esistono delle plastiche che costano molto di più del metallo. Che permettono di fare delle lavorazioni e delle colorazioni soprattutto migliori del metallo, per cui si riescono ad avere dei modelli magari più somiglianti. Poi ci sono altre plastiche che sono scadenti. Bandai, incredibilmente, ancora non si è capito anche questo. Il Gordian, e qui poi veniamo al terzo punto, il Gordian a me non ha deluso tanto per gli spazi vuoti. Non ha deluso tanto perché il Clint era fuori scala da un lato o dall'altro, ma comunque era fuori scala e forse sarebbe stato meglio non includerlo. A me quello che mi ha deluso del Gordian sono le plastiche del Protesser e del Dellinger, che sono plastiche che a mio parere non raggiungono la qualità delle plastiche dei Gunpla, cioè della stessa azienda che produce robot di plastica. Non capisco perché il Protesser e il Dellinger, contrariamente al Gardin, sono opachi. Non lo capisco, anche perché una volta montati, no, dentro il Gardin, quando formano il Gordian, non si vedono praticamente per niente. Quindi anche lì non, è un tentativo di estrema ratio di risparmio. Va bene, però è troppo. Cioè, i dentini di aggancio sono veramente troppo deboli. Alla terza trasformazione si rischia di fare crack e non si montano più.
E quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che in generale le scelte di Bandai sono meno azzeccate rispetto ai tempi e rispetto alle attese delle persone, che in questo momento storico hanno soprattutto la possibilità di confrontare le stesse licenze che ha Bandai con altri produttori che hanno le stesse licenze, quindi ugualmente valide, ugualmente legali, e questi altri produttori stanno letteralmente spiegando a Bandai: guarda che non puoi riposare più sugli allori, perché noi riusciamo a fare una produzione qualitativamente elevata con prezzi pari o inferiori ai tuoi. Teniamo presente che Bandai comunque le fabbriche ce l'ha in Cina, non ce l'ha in Giappone, quindi volendo i costi di produzione potrebbero essere gli stessi. Ok, quindi abbiamo parlato di Bandai, della mia impressione su Bandai e su quello che può significare o meno Bandai. Ci sta tantissimo che molte persone in questo momento dicano: ma io perché devo continuare ad acquistare i robot della Bandai quando non mi soddisfano? No, non dovete, perché qui veniamo al terzo punto. Allora, qualche settimana fa sul commento è arrivato un commento da parte di un utente in merito al Gaikin the Knight della Sentinel. Ok. Gaikin the Knight della Sentinel, che in giro sembra piaccia poco. In che senso piaccia poco? Nel senso che le persone che sono affezionate al Gaikin non riescono ad ammirare questa reinterpretazione da parte della Sentinel, che reinterpreta praticamente qualunque cosa. Non sia piaciuta la reinterpretazione di Gaikin the Knight fatta dalla Sentinel, e tutti quanti lo condannano, almeno ha detto anche di questo utente. E devo dire che io in generale non ho mai riscontrato da parte di molte persone, soprattutto anche dei molti video che ho visto, un gradimento nei confronti di questa incarnazione del Gaikin. Cerchiamo un attimo di comprendere un po' di cose. E qui veniamo al discorso di come io valuto alla fine di unboxing, quindi la scheda di valutazione che vedete alla fine degli unboxing, i prodotti. Allora, faccio una premessa. Io ritengo che se qualcuno sta vedendo un mio video a proposito di un unboxing o di un action figure o di un robot, è perché probabilmente è interessato a quell'action figure o a quel robot. Quindi vuole 9 volte su 10 essere o rassicurato o fondamentalmente essere aiutato, ma più che altro rassicurato, sul fatto che il robot che in quel momento, o l'action figure che in quel momento sta acquistando, valga la pena di essere acquistato. Ma in realtà molte persone hanno fatto una scelta già in cuor loro, che, attenzione, va benissimo. Vale a dire, a me piace. Ora, voglio essere rassicurato, ovviamente non parlo per tutti, voglio essere rassicurato, il robot che ho scelto mi piace, qualcun altro dice che è bello, e quindi non sto facendo, soprattutto se ho over 40, la figura del gonzo, del bambino che, oh mamma, mamma, guarda quanto è bello quel robot, lo voglio pure io. No, sto spendendo dei soldi dal mio stipendio o dal mio lavoro, da quello che ho guadagnato dal mio lavoro o dalla vincita del Superenalotto che mi è capitata. Quindi voglio prendere quei soldi e voglio comprarci un robot, che è quello là che mi piace. Allora, la prima scelta, indipendentemente da qualunque cosa, se comprare o non comprare un robot, secondo me parte da una valutazione molto semplice, ed è una valutazione che ognuno di noi fa in cuor suo, ed è: se io acquistassi questo robot, lo esporrei? E quella è la domanda. La domanda cruciale quando si vedono gli unboxing, quando si vedono le recensioni, quando si fa qualunque cosa, è che dà una conferma o meno a quello che si sta vedendo, o ci dà la capacità di comprendere se ne vale la pena oppure no, è la risposta a questa domanda.
Il Guy King the Night, nel dettaglio, io lo esporrei. Allora, se la vostra risposta è sì, tutti quelli che giudicano il robot bello o brutto, li potete ignorare, a parer mio. Perché la bellezza o la bruttezza di un robot sono estremamente soggettive. Questo non significa che chi fa i video non possa o non debba dire è bello o è brutto, però dovete tenere presente che chi fa i video, compreso il sottoscritto, e dice che un robot è bello o brutto, lo dice col suo occhio, con la risposta alla sua domanda, io lo esporrei o meno. Io il God Mazinger l'ho acquistato, è stato rivenduto, ma io non lo esporrei. L'ho visto, è bello, è oggettivamente e tecnicamente fatto bene, ma non è uno di quei robot che io metterei esposto in bacheca. Attenzione, io ho anche un concetto un po' particolare dell'esposizione. Io ho visto su Facebook, su Twitter, su vari canali social e roba del genere, come le persone espongono i propri robot e tendenzialmente tendono ad ammassarli all'interno di bacheche, mobili dell'IKEA e così via, mettendoli anche 6, 7, 8 file uno dietro all'altro, senza spazio tra l'uno e l'altro. Ecco, quello è un modo che a me non piace esporre. Io quando espongo i robot, quando li faccio vedere, fondamentalmente mi piace che si possano distinguere tra di loro. Per esporre quello che ho io, probabilmente servirebbe una parete lunga 2 km e alta 4 metri, diciamo. Manco se avevo usato un razzo riuscire a vederli, però diciamo 4 metri di altezza, 2 km di lunghezza, e voi potete a quel punto vedere come vorrei esporre io i miei robot. Non potendolo fare, o li faccio ruotare, oppure li tiro fuori, li guardo, mi piacciono, non mi piacciono, ritornano in scatola e probabilmente resteranno là altri 20 anni così come ci sono stati finora. Quindi praticamente nuovi, so giusto il tempo di farci il video. Più un memento che altro. Perché? Perché ammassarli insieme non è bello. Quindi la domanda, io lo esporrei oppure no, che è una domanda che è comune per tutti, è non avendo un museo per esporli, la maggior parte di noi non ce l'ha, qualcuno sì, la maggior parte no, non avendo un museo per esporli, io lo vorrei esporre, cioè dovendo scegliere tra qui, mettiamo che ho uno spazio a disposizione, sceglierei di esporre il Guy King the Night o cercherei di esporre il GX100, ovviamente le proporzioni sono sbagliate, o cercherei di esporre il God Mazinger? È quella la domanda chiave a cui ognuno di noi risponde in cuor suo. Una volta risposta a questa domanda, poi viene il resto, ed il resto è quello là che scevro da qualsiasi condizionamento, sia di chi fa il video, sia di chi vede il video, ed è, ma adesso che, se adesso io spendo i soldi per il Guy King the Night, poi sono sicuro che è un qualcosa che non crolla su se stesso, sono sicuro che è un qualcosa che tecnicamente vada bene, per cui riesco a metterlo in posa, riesco a fargli assumere delle posizioni, delle cose per cui non lo metto semplicemente braccia lungo i fianchi come se stesse pronto su una rampa di lancio in attesa di essere riparato. E lì poi dopo entrano i giudizi tecnici, che sono quelli che io e molte altre persone cercano di darvi. Ed è il Gordian, torniamo quindi al Gordian che abbiamo già citato più volte. Il Gordian perché io lo sconsiglio e gli ho dato un voto negativo? Non perché sia brutto, il Gordian non è brutto. Il Gordian esposto in maniera statica o esposto con i due robot a fianco è anche bello a vedersi. Con i due robot a fianco già meno bello rispetto a in maniera statica. Perché? Perché si nota subito la differenza di qualità tra i due robot, il Protoss e il Dellinger col Carbon. Si nota che quei due sono di plastica e il terzo non completamente, e che la plastica di quei due è ben diversa di qualità dalla qualità della plastica del terzo. Quindi si percepisce uno scalino di qualità elevatissimo. Il fatto che l'inserimento di Daigo all'interno del Protesser è poi, che è abbastanza semplice, ma quando poi si inserisce il Protesser dentro il Dellinger si inizia a soffrire, perché praticamente il Dellinger ha dei dentini di chiusura strettissimi, piccolissimi, che a stento lo tengono intero,
lo tengono chiuso. E quando poi soprattutto bisogna andare a inserire il Dellinger dentro il Gardin piegandogli la punta dei piedi, cosa che non succedeva nel cartone animato, per poi infilarlo, non appoggiarlo, ma infilarlo facendogli fare un movimento astruso, scusate, notifica poco gradita, ok, che parte ancora in maniera meno gradita, ok, praticamente quando bisogna piegarlo, quindi forzarlo in un movimento che è scritto chiaramente nel manuale, ma è sempre un movimento di forzatura su dei pezzi di plastica incastrati tra di loro, quindi già in maniera instabile. A me non, io non mi sento di consigliare comprate il Gordian, non perché non vale la pena esporlo, ma perché tenete presente che se lo esponete una volta separato, una volta riunito, poi lo riseparate, poi lo riunite, probabilmente alla seconda riunione si spezza. E quindi, sia che l'abbiate pagato 100 euro, sia che l'abbiate pagato 1000 euro, dovete prepararvi al fatto che il robot che tanto vi piace e che tanto avete voluto esporre si può rompere. La stessa cosa è valsa per le S-Gokin dello Shingetter. S-Gokin dello Shingetter, l'ala si è spezzata semplicemente perché era troppo pesante per reggere. Cioè, quando tu, progettista, produci un robot, e stiamo parlando dello Shingetter, il mio robot preferito, produci un robot, fai tutta una serie di cose, ci metti le lucine nella testa, fai tutta, poi prendi le ali e fai delle ali che pesano più del robot stesso, per cui queste qua si tirano giù le giunture, e nel tirarsi giù le giunture si spezzano le giunture, forse è il caso che questo progettista venga licenziato, visto che se ne produci 1000, ne romperai non 1000, ma 300, 400, sì. Quindi è questo qua il motivo per cui io tendo a dare voti negativi. Il voto di mediocrità, il voto di mediocrità per intenderci è quello che va dal 5 al 6 inclusi e con i sottovoti, quindi 5, 5 e mezzo, 6, 6 e mezzo, fino a 6,99, che non esiste però, perché vado di mezzo voto in mezzo voto nelle mie valutazioni. Tutto quello in questa difficilmente li vedrete, perché? Perché se vedete un robot che io sto provando, significa che è un robot che a me piacerebbe esporre. Se prendo un voto negativo, significa che non solo sarò costretto a non esporlo perché ho paura che si rovini, subisca un danno, sia instabile e tutto il resto, ma addirittura lo sconsiglio, perché dico: ragazzi, non fate come me, perché se prendete quel robot sappiate che andrete incontro a questo. Poi, ovviamente, la forza di voglio esporlo comunque è un conto, però almeno sapete da parte mia che il mio giudizio negativo non è derivato dalla bellezza del robot. Il mio giudizio negativo è derivato dal fatto che il robot probabilmente non è stabile, non è costruito bene, ha altri difetti. Se invece vedete un valore superiore al 7, significa che è un robot che io vorrei assolutamente esporre, cioè sono contento di averlo acquistato. Poi, se si arriva al 10 con lo Shingetter, significa che non solo sono contento di come di quello che ho acquistato, ma cavolo, io farei carte false per esporlo, perché ha superato di gran lunga le mie aspettative rispetto a quello che ho pagato. Ecco, questo qua è come io cerco di dare le mie valutazioni. Giusto perché spiegarlo tramite messaggi e risposte sulle chat non rende comunque l'idea. Invece così spero che di avervi dato qualche informazione più su questo. Ok, ho riregistrato questa parte finale del video perché era venuta male, per questo avete trovato questo stacco un po' innaturale. Vorrei soltanto ringraziarvi per il fatto che guardate i miei video. Siamo arrivati e abbiamo superato i 250 iscritti. Al momento in cui sto registrando sono 253 iscritti sul canale, e di questo vi sono estremamente grato. Vorrei solo dirvi che da oggi riprenderanno regolarmente tutti i video che pubblicavo e che pubblico sul canale, quindi con le stesse cadenze che più o meno c'erano prima. In particolare ripartirà il corso di Vue.
di Quasar più che di View, ripartirà l'unboxing delle action figure, ripartirà l'unboxing dei robot. Ho qui già qualcosa di molto carino da mostrarvi. Ripartirà soprattutto tutta la parte dedicata ai diorami. Diciamo già verso metà settimana si potrà vedere il primo video dedicato ai diorami, in particolar modo alla prima fase del al concept di quello a cui sto lavorando e di cui vi ho già accennato negli altri video precedenti. Ancora una volta vi vorrei ringraziare. Se i miei video vi piacciono, vi invito ovviamente a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. Se volete, guardate un po' quel testo che trovate allegato al video, perché scoprirete anche le varie iniziative che non sono solo legate a YouTube, che sto seguendo, facendo e proponendo. E niente, vi aspetto per il prossimo video. Grazie ancora di tutto, grazie per il supporto che mi state dando e ci vediamo al prossimo video. L'ho scondito perché così almeno si staccava un poco dal precedente. Ciao!